Amici di Autodigest, in questo paesaggio bucolico di montagna, oggi proviamo un mito dell'automobile, la Jeep Wrangler, erede del fuoristrada della Seconda Guerra Mondiale, che ha dato il nome a tutta una generazione di vetture. Ma non la proviamo per assaggiare le doti fuoristradistiche che, come sappiamo, sono le migliori al mondo. Con questa vettura si va proprio dappertutto, in fuoristrada duro e puro come quelli di una volta. La vogliamo invece provare, fra poco, sulle strade normali, perché ci dicono che è diventata un'altra vettura molto più adatta all'asfalto. E comunque anche in fuoristrada le nuove sospensioni offrono un comfort inusuale, pur rimanendo duro e puro, e sempre anche col cambio automatico a 5 rapporti, tutti con le ridotte, resta sempre una vettura con le sospensioni dure e si balla molto in fuoristrada, ma non potrebbe essere altrimenti. E invece su strada che la vettura è cambiata nell'ultima generazione. Va veramente bene, ci ha sorpresi. Affrontando le prime curve con prudenza ci siamo chiesti come mai fosse così stabile. Accipicchia, invita ad andare più forte di quello che ci si immaginerebbe. Veramente è diventata una vettura che su strada si difende molto bene. I 200 cavalli e la grande coppia del motore 2008 diesel fanno la loro parte ovviamente e consentono anche sorpassi quando necessario con una certa velocità, il che dà molta sicurezza. Oltre ovviamente al fatto che questa vettura oggi ha roll bar e ha anche gli airbag laterali e frontali. Insomma, è una vettura attuale che permette su strada normale una certa sicurezza e di andare anche abbastanza forte. Poi in autostrada, veramente sulle autostrade tedesche si potrebbe andare anche a 160-170, cioè vicinissima alla velocità massima, sempre in grande tranquillità. Ma diciamo che a velocità da codice si va veramente bene, con tutta sicurezza, e permette anche qualche manovra di emergenza se necessario. Quali sono i difetti oggi di questa vettura? Accipicchia, il difetto è il consumo, perché con un frontale come un muro ovviamente non ci si può aspettare che consumi poco. Il consumo medio va sui 15-16 litri per 100 km di gasolio. Quella che c'è a benzina lasciamola agli americani, dove la benzina costa poco. Comunque anche questa non è che consumi in maniera accettabile, ma essendo a bordo di un mito bisogna accettare tutto. E ci è piaciuta davvero molto, anche perché oggi un po' di quella rudezza è stata superata dagli interni con finiture magnifiche, curate, anche se improntate alla semplicità, come si deve anche a questa versione Sahara, che oltretutto ha l'hardtop rimovibile, con una certa fatica, ma poi diventa una cabriolet godibile in ogni stagione dell'anno. E la Jeep Wrangler è sempre un mito.